Ciao ragazzi, bentornati al terzo tutorial di Toto ti spiega. Gli scorsi tutorial abbiamo visto l'impostazione corretta sulla bici. Adesso parliamo dell'impostazione corretta sulla bici. Partiamo dal manubrio. Dovete... e come affrontare le gobbe. In avanti in salita, indietro in discesa. In questo nuovo episodio impariamo a fare double flip. Allora, per fare double flip bisogna arrivare in cima al kick. Quando si è esattamente in cima, cercare di tirare il più possibile. Tanto non dovevamo insegnare double flip oggi. Ah no? No. Ah no, allora taglia. Rifacciamo. Allora, oggi dobbiamo parlare delle curve. Come fare le curve? Ci sono due tipi di curve. Le curve con appoggio, con la sponda. E poi ci sono le curve senza appoggio, in piano. La differenza principale tra i due tipi di curve è che quelle senza appoggio, quindi quelle sui cinesini, bisogna affrontarle con i pedali sfalsati, uno su uno giù, mentre quelle con appoggio a pedali pari. Affrontiamo per prima adesso le curve senza appoggio. Solitamente si trovano nei bike park magari curve con appoggio, ma con appoggi veramente minimi, quasi nulli. È veramente utile imparare a farle in piano. La prima cosa da fare quando si affrontano le curve senza appoggio è imparare il fuorisella. Come si fa a fare il fuorisella? Bisogna cercare di portare il sedere fuori dalla sella. Bravo! Bravo! 92 minuti di applausi! E intanto inclinare la bici a destra e a sinistra, portando il corpo dalla parte opposta. Bisogna cercare di sfalsare i pedali. Quando si inclina la bici verso sinistra, bisogna avere il pedale a sinistra alto. La stessa cosa quando si inclina la bici a destra, il pedale destra alto. E il vostro corpo dovrà andare dall'altra parte. Altri due consigli utili per fare questo esercizio sono: uno, lo sguardo, guardare sempre avanti, non guardare la ruota davanti, e il secondo è, mentre si sfalsano i pedali tra una curva e l'altra, pedalare sempre indietro, mai in avanti, perché se si pedala in avanti si rischia di cambiare velocità e quindi si cambiano i tempi e si rischia di scoordinarsi. Passiamo adesso alle curve con appoggio, con la sponda. Le tre cose fondamentali da tenere a mente sono: i pedali devono rimanere in pari, uno davanti e uno dietro, la traiettoria e lo sguardo. La traiettoria perfetta da tenere in questo tipo di curve è metà appoggio. Non bisogna mai andare né troppo in alto, perché la parte alta della curva è solo di salvezza, diciamo, per non far uscire le ruote, ma neanche troppo in basso, perché se non si usa la sponda si rischia di scivolare e cadere. Per quanto riguarda lo sguardo, la cosa migliore è se mi passi la telecamera. Allora, quando vi approcciate alla curva, quindi avete la ruota circa in questo punto, non dovete guardare la ruota, ma cercate di guardare il centro della curva, quindi in quel punto lì esatto. Quindi entrate, guardate già il centro della curva. Quando vi trovate al centro dovete però già guardare l'uscita della curva, quindi in questo caso quella gobba qui. Intanto finite la curva e nello stesso tempo tenete lo sguardo alto guardando le gobbe di uscita. Un errore comune delle curve con la sponda può essere non mantenere la traiettoria, quindi andare troppo in alto con le ruote e addirittura uscire con le ruote dalla sponda, oppure non guardare verso l'uscita della curva, e quindi guardando la ruota anteriore si tenderà ad andare dritti in curva e quindi cadere all'esterno della curva. Certo che a giugno fa proprio gara. Per evitare di sbagliare la traiettoria della curva ci si può aiutare con i cinesini, mettendo i cinesini un po' su tutta la curva, in modo tale da mantenere la traiettoria. Bisogna cercare di metterli a metà, quindi si passerà sopra i cinesini, sopra la riga dei cinesini. Allora, questo terzo episodio di Toto ti spiega è finito. Vi è piaciuto l'episodio?
Cosa? Taglia, taglia. Ok, rifacciamo. Vi è piaciuto questo terzo episodio di Toto ti spiega? Ok, quindi seguitemi sul mio canale YouTube, scrivete commenti in modo tale che vi possa aiutare, mettete l'hashtag Toto ti spiega e ci vediamo al prossimo episodio.